Il consiglio che possiamo dare è sicuramente di tenere l'animale a casa, privandolo da qualsiasi, nel limite del possibile, quindi chiudendo accessi all'esterno, alle terrazze, giardini, finestre chiuse, privandoli da qualsiasi rumore che possa essere prodotto durante questa notte. Specialmente il cane è un animale che è molto sensibile, loro hanno un udito molto più sensibile e più alto del nostro, per cui un petardo banale che a noi non ci fa impressione, al cane può essere un motivo anche di grande spavento e attacchi di panico. Eventualmente, se consiglio proprio veterinario, uno può dare un sedativo se il cane è particolarmente pauroso. Altrimenti si può ricorrere a questi prodotti naturali tipo la valeriana, la manelissa, la passiflora o il rescue remedy, cioè di Bach. Molti cani durante questa nottata possono scappare e perdersi proprio per una sottovalutazione dell'ubbidienza dell'animale. Quando il cane va nel panico non ubbidisce a nessuno. Il giorno successivo l'animale può nel camminare può far ferirsi facilmente con i vetri che può trovare per strada. Questo è un evento che ogni anno ci capita, purtroppo. Il gatto va un pochino meglio perché è un animale che si nasconde in casa, cioè basta trovare il proprio riparo della propria casa, quindi anche nel gatto chiaramente gli va impedito di uscire all'esterno, però in casa riesce, non gli piacciono, però riesce a accettare meglio.